fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, bentornati. Oggi andiamo a fare un video dedicato ai segni di fuoco per quel che riguarda il mese di aprile, quindi queste sono le previsioni mensili per tutto il mese di aprile 2024. Naturalmente poi ogni settimana, come sai, pubblichiamo le previsioni, se pubblico le previsioni della settimana. Quindi puoi ascoltare questo video se hai un ascendente in un segno di fuoco, se appartiene ai segni di fuoco o comunque se hai forti valori anche nel tema natale nei segni dell'Ariete, Leone o Sagittario. Quindi partiamo subito e andiamo a vedere che cosa ti puoi aspettare, Ariete, Leone o Sagittario, da questo mese di aprile 2024. Andiamo a vedere che cosa dicono intanto le mie carte. Ne peschiamo 5 come abbiamo fatto negli altri video. Allora, tanto posso partire dicendo a fondo mazzo ho una carta che mi parla di un qualcuno che potrebbe comunque averci mancato di rispetto o potrebbe comportarsi in questo mese proprio in questo modo. Ok? Quindi vedo che c'è qualcuno che potrebbe in qualche modo certe volte non essere proprio così educato o educata, comunque mancarci un po' di rispetto. Allora, qui posso dire che c'è comunque una situazione positiva, nel senso che si guarda al futuro con qualche incertezza, questo sì, perché probabilmente abbiamo avuto delle delusioni, abbiamo avuto delle persone intorno a noi che non ci aspettavamo, si sono, ecco, si comportassero in un determinato modo, quindi comunque sia qua andiamo un po' con una corazza, ok? Però posso dire che c'è un qualcosa in questo mese di aprile che ti farà dire che fortuna, come sono stata fortunata o fortunato. C'è anche una sorta di liberazione, uscire da una situazione che ci faceva sentire un po' prigionieri, tra virgolette, o comunque un po' in gabbia. Ecco qua, per un colpo di fortuna possiamo probabilmente esaudire un nostro sogno, un nostro desiderio, o comunque fare un qualcosa che ci fa stare bene, un qualcosa che desideravamo fare. Inoltre posso dire, con queste carte posso dire che le finanze vanno bene, sono positive, oltretutto mi fanno vedere il poter ritenersi fortunati anche nel senso delle persone che ci circondano. Probabilmente siamo grati, potrebbe essere un'amicizia particolare, sincera, che abbiamo una persona onesta che ci circonda, oppure potremmo essere grati per avere una famiglia che ci ama, eccetera, eccetera. Quindi qua c'è un qualcuno intorno a noi che veramente è come se noi mostrassimo riconoscenza per la presenza di questa persona comunque nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Ok? Qui inoltre vedo un rinnovo look, vedo un qualcosa a livello di estetica o comunque di shopping per quel che riguarda i segni di fuoco. Vediamo un po', c'è la tendenza a selezionare anche qui molto le persone con cui interagiamo, diciamo che non te la raccontano, ok? Non te la raccontano e saprai farti comunque rispettare, anche se qualcuno tenderà probabilmente a cercare di prenderti in giro o a metterti i piedi in testa, non ce la faranno, ok? Andiamo a vedere ancora le carte della luna. Allora, le carte della luna, voglio prendere questa e andiamo a vedere. Ok, ecco, questa mi parla del desiderio e ne abbiamo parlato poco fa. Ok, quindi qua posso confermare che potrebbe esserci un desiderio che si avvera in questo mese di aprile. Naturalmente è una stesa generica, ognuno ha il suo. C'è chi magari desidera un figlio, una casa, un matrimonio, trovare la persona giusta, trovare il lavoro, dei suoi sogni, eccetera, eccetera. Quindi qua c'è un desiderio comunque che si realizza. Naturalmente posso vedere anche delle nuove conoscenze e posso vedere anche la carta della passionalità con queste carte. Ok?
Allora, andiamo a vedere adesso con le carte napoletane, quindi per i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, ancora che cosa posso aggiungere per il mese di aprile 2024? Quindi qua abbiamo comunque, lo ripeto, un desiderio che si va a realizzare, un desiderio, un qualcosa che ci farà dire comunque sono fortunata o sono fortunato. Fammi poi sapere naturalmente nei commenti se vuoi a fine mese di cosa si tratta. Allora, vediamo un po'. Ok, vabbè, confermo che è positiva la carta delle finanze, quindi qualcuno potrebbe guadagnare di più, qualcuno potrebbe anche vivere un momento fortunato durante questo mese di appunto di aprile. Molte persone sono già comunque in coppia o comunque hanno magari incontrato una persona nuova, ecco che piano piano in questo mese potrebbe concretizzarsi comunque il rapporto. Ti vedo, per qualcuno potrebbero esserci delle camminate, delle passeggiate, ma per qualcun altro potrebbe proprio esserci invece il lavorare, magari proprio ad esempio con l'attività fisica oppure con i social, quindi tutto quello che riguarda le mail, i messaggi, eccetera, eccetera. Ok? Comunque i guadagni, ripeto, vanno bene. Andiamo ancora avanti. Ok, potresti allontanare ancora, ti posso dire, delle persone che a sensazione assolutamente non te la raccontano giusta, con cui potrebbero esserci questioni di finanze, finanziarie di mezzo, ok? Quindi posso dire che farai bene ad allontanare le persone che a pelle senti che non sono oneste, perché effettivamente le mie carte dicono segui la tua intuizione perché è quella giusta. Qui c'è un qualcosa a livello di lavoro o di finanze, c'è una figura che mi dicono non è onesta e vedo che la allontanerai, bloccherai probabilmente un po' questa. Anche questo aiuto, perché mi fanno vedere un segno di fuoco molto generoso che aiuta sempre gli altri, che si fa in quattro. Ecco che farai qualche passettino indietro e le carte ti dicono fai assolutamente bene a fare così. E ancora ti dicono di non. Allora, qui c'è un segno di fuoco come sempre molto, tra virgolette, frettoloso. Ecco, la pazienza durante questo mese non sarà la tua virtù. Quindi, devo dire che potrebbero esserci anche dei momenti dove non riesci a tenere a freno la lingua o comunque sarai molto impaziente, molto impaziente, molto frettoloso. Attenzione a questo. Okay? Ti dicono cerca di magari contare fino a 10 o comunque non essere troppo impaziente. Ok? Questo è, mi fanno vedere prima, pensa un attimino. Questo potrebbe comunque essere collegato con qualche persona che fa un po' finta di niente, ok? Con una persona che sembra prenderti un po' in giro, fare l'innocente, ma non è così. E quindi ecco che lì il segno di fuoco potrebbe veramente un po' sbottare. Allora, peschiamo ancora una carta delle fate. La prima carta mi dice che con le parole giuste comunque possiamo assolutamente ottenere ciò che vogliamo, ok? E poi mi dice allontanati, quindi se ci sono delle persone che non ce la raccontano giusta o una situazione malsana, andiamo oltre e allontaniamoci, quindi è quello che assolutamente andrai a fare. Io ti ringrazio per aver visto anche questo video e ci vediamo presto sempre qui sul canale.